Buongiorno da Sanremo, la Riviera Ligure si è svegliata stamattina uggiosa, la novità di giornata è proprio la pioggia che ha aperto questa penultima giornata del Festival di Sanremo. Come potete vedere alle mie spalle ci troviamo in Piazza Colombo a dare un po' di brio a questa giornata uggiosa, ci stanno pensando gli sbandieratori, tante persone sono venute qui a Piazza Colombo dove ogni sera dall'altro lato alla mia sinistra potete vedere il palco, il Suzuki Stage, dove ogni sera si esibiscono degli artisti gratuitamente naturalmente per chi si trova qui a Sanremo. Ma la grande attesa di giornata è legata alle esibizioni di questa sera, ci saranno infatti i duetti, le cover attesissime, soprattutto per quanto riguarda gli artisti campani, perché ci sarà un altro pezzo di Napoli e della napoletanità stasera sul palco dell'Ariston, perché con Joelier canteranno Luché e Gigi D'Alessio. Lo stesso rapper napoletano in conferenza stampa non ha nascosto l'emozione e la gioia per la serata che lo attende. Ascoltiamo. Ma noi vogliamo, io ho voluto portare due cose a Sanremo, il rap e il napoletano. Domani sarà il turno del rap, in napoletano. Non ho potuto fare a meno di portare Luca, non ho potuto fare a meno di portare Gue, Gigi, perché hanno fatto parte proprio della mia formazione artistica e anche come persona. Gue è grande, no? Tutti e tre in realtà sono grandi, di carriera e di età. E io mi metto sempre, no, a sentire come ragionano più che altro, che come fanno musica. Loro hanno fatto parte proprio della mia crescita in generale. Poi si chiama strade perché sono le tre strade che io faccio ogni volta che vado in studio, che è quella del rap, quella del napoletano e quella della melodia. E penso che Napoli mi ha creato, in realtà a Napoli ci sono tantissimi artisti fortissimi, pure tu e me, però ha scelto me, non lo so, posso dire il titolo di cosa? No? Sì, posso dire allora? No, perché? Sussurrando, capito? No, allora con Luca porteremo... sono proprio felice, ce l'ho qua da tre mesi. Allora, Gue porterò Brivido con Marrakesh, Luque, Tuo Primo Amore, Gigi D'Alessio canterà Chiagna, che è un pezzo mio. Brivido fa parte, è una delle hit dell'hip hop italiano, è una delle prime hit dell'hip hop italiano. Poi Luque, Tuo Primo Amore, è una delle street hit d'amore napoletane, che ha fatto parte proprio della mia infanzia, da infanzia poi, avevo 18 anni, 4 anni fa, però ha fatto parte della mia, diciamo, maturità, che poi è diventata il rap e tutto questo. E Gigi, vabbè, Gigi è Napoli, lui in realtà non ha nemmeno chiesto niente, io ho chiesto a lui, ho detto zio, perché lo chiamo zio, riesci a venire, lo facciamo, ti piace? Lui non ha detto niente, sai, tutti i ragazzi hanno, cioè, Gue ha fatto un pezzo suo, Luca ha fatto un pezzo suo, tra cui c'avrò delle strofe mie sopra inedite. Lui in realtà è venuto e canterà il mio pezzo. Questo mi fa capire la grandezza di Gigi, che non gli interessa, sta solo là per me, poteva fare tutto, capito? Cioè, se gli dicevo zio dobbiamo ballare, lui parlavamo insieme. Queste dunque le parole di Joelier, emozionatissimo per la serata che lo attende. Ma l'altra notizia di giornata, o meglio, già dall'inizio del festival si vociferava della protesta dei trattori che potesse arrivare anche qui a Sanremo. Ebbene, questa sera è prevista infatti la lettura di una lettera proprio degli agricoltori per portare questa importante protesta anche sul palco
dell'Ariston. Noi naturalmente ci rivediamo questa sera, come sempre, a partire dalle 19 nel corner di Terre d'Irpinia a Casa Sanremo con la nostra diretta, tanti contenuti a poche ore praticamente da questa importantissima serata delle cover, prima di Amadeus e dei Cantanti in Gara, prima del Prima Festival e di Paola e Chiara, c'è Prima TV.